Ricominciamo da dove stavamo ieri. Arrivati in porto, Emma ormeggia la barca rapidamente. Si capisce quanto sia esperta. Lorenzo, mi aiuti? Certo. Una volta ormeggiata la barca, tutto il gruppo a turno si toglie la muta da sub e si prepara per lasciare il porto. Tutti ringraziano Emma per la bella escursione e si salutano. Scendi dalla barca e ti incammini verso il tuo albergo. Ragazzi, il bilanciamento audio ci sta? Si sente la musica sotto? Si sente tutto? Va bene? O troppo alto o troppo basso? Ok. Scendi dalla barca e ti incammini verso il tuo albergo. Mentre cammini lungo il porto, senti qualcuno che ti tocca la spalla. Ti volti e vedi Emma dietro di te. Lorenzo. Mi dispiace per come mi sono comportata, non volevo essere così brusca. Ma quella statuetta è molto importante per la mia famiglia. Ero un po' agitata quando l'ho vista tra le tue mani. Annuisci, ma non dici nulla. Emma ti sorride. È tornata la ragazza deliziosa del mattino. Lorenzo, mi ha chiamata la direzione del porto. Domani è previsto brutto tempo. Ci saranno delle forti correnti, non danno il permesso per uscire con barche a motore. Capisco. Comunque oggi è stata una giornata molto intensa. Abbiamo visto dei fondali molto belli. Cosa c'è da fare qui a Innsmouth? Potresti fare un bel bagno, senza allontanarti troppo. Ad esempio, potresti arrivare alle Plum Island. Mi sembra una buona idea. E poi devo comunque recuperare la stanchezza del viaggio dall'Italia. Una giornata di relax mi farà bene. Stranamente ti senti sollevato per la cancellazione dell'escursione. Minchia, ragazzi, è cambiato tutto. Fissato, non vedeva l'ora di fare escursioni, immersione. Certo, dopo tutto quello che è successo, non la sta vivendo al massimo. Gli strani eventi accaduti a Innsmouth ti tornano in mente. L'idea di una nuotata da solo ti piace. Fai la strada a ritroso, hai un gran senso di orientamento. E riconosci senza problemi le strade per tornare in albergo. Entri in albergo, c'è l'altra Emma. Ciao Lorenzo, tutto bene? Hai fatto una bella immersione? Sì, mare magnifico. Ho conosciuto tua cugina. Certo, lo so. Non ti avevo detto che la scuola sub è della nostra famiglia. Lei è fatta per stare in mare, nelle sue profondità. Più che una cugina, è come una sorella per me. Alcuni dicono che siamo la stessa persona. Io sono più timida però, e neanche meno avventurosa. E anche meno avventurosa. Ti sei improvvisamente sentito a disagio. Questa città sembra avere un che di inquietante. Non hai mai incontrato persone così strane e misteriose prima di adesso, ma allo stesso tempo sei incuriosito. A proposito, sono tuoi questi occhiali? I tuoi occhiali da sole sono appoggiati sul tavolo. Sì, sono miei. Pensavo di averli persi. Dove li hai trovati? Erano qui, sul banco della reception. Non è vero, tu lo sai bene, ma preferisci non dire nulla. È un'altra delle stranezze successe qui. Chissà perché qualcuno ha preso i tuoi occhiali. Sai che domani non si può uscire in mare in barca? Cosa vuoi fare? Resti qui o vai un giorno prima a Boston? Penso che passerò un altro giorno qui, in totale relax. Domenica parto presto per Boston. Avrò comunque tutta la giornata per vedere un po' la città. Ottima scelta. Dimmi se vuoi che faccia qualcosa per te. Grazie, sei sempre molto gentile. Andiamoci una boss subito. Devo fare un'altra notte qua, raga. Porca miseria. Sali in camera, ti fai una doccia bollente che ti rimette in sesto. Resti sotto l'acqua per almeno 10 minuti. Ti sei ripreso dallo sforzo dell'immersione in apnea, ma i muscoli ti dolgono. Ormai non sei più allenato. Finita la doccia, noti che non senti più il tanfo di pesce. Hai un bel profumo di fresco. Ti vesti con abiti puliti per andare a cena. Controlli la tua mail e i messaggi ricevuti sul cellulare. Cominci a rispondere. Ci sono due messaggi di Laura. Le manchi e chiede com'è andata l'immersione. Le rispondi: tesoro, tutto bene. Oggi sono sceso oltre 60 metri in apnea. Non lo facevo da anni. Francamente pensavo di non farcela. Invece, stranamente, mi sentivo come un pesce. Un bacio grande. Già, pensi. Come
come sia possibile che tu sia riuscito a scendere sul fondo ad 80 metri e a strappare la statuetta alle pietre che la bloccavano? Se me lo avessero detto prima, non ci avrei creduto. Non pensavo di essere ancora in forma. Dopo esserti vestito, esci dall'hotel e ti dirigi verso il ristorante dove hai cenato la sera prima. Adesso ti sembra più accogliente, con un'atmosfera calda e familiare. La trasandatezza degli arredi ti sembra quasi ricercata, in linea con quella strana città. Ti siedi ad un tavolo e inizi a sfogliare il menù. Il cameriere del giorno prima ti riconosce e ti saluta cordialmente. Buonasera, tutto bene? Accomodati e prendi questo posto. Prendi posto dove preferisci. Buona serata a te, grazie. Hai già un'idea su cosa ordinare? Oppure ti lascio un po' di tempo per decidere? L'hamburger di ieri era ottimo. Prendo gli stessi piatti di ieri, hamburger e patatine. E una bella birra. Bene, porto subito la birra. Mentre aspetti che ti portino il cibo, osservi gli altri clienti del ristorante. C'è una coppia di anziani che si tiene per mano, una famiglia con dei bambini che giocano con le posate e un gruppo di amici che ride e scherza a voce alta. Ad un tratto senti una voce alle tue spalle. Posso unirmi a te? Emma. La guardi sorpreso. Certamente, con piacere. Come mai da queste parti? Non avevo voglia di cucinare stasera e ho deciso di venire a mangiare qui. Ma non mi piace mangiare da sola. Accomodati. Stasera ho voglia di mangiare del pesce. Prendo una zuppa di vongole e una porzione di calamari fritti. Tu ed Emma chiacchierate amichevolmente. Iniziate a parlare delle vostre vite e delle vostre passioni. Le racconti della tua carriera come professore di storia antica e dei tuoi progetti futuri, mentre Emma ti parla della sua passione per il mare e della sua famiglia. Mi dici di più sulla statuetta? Perché è così importante per voi? Arriva il cibo e iniziate a mangiare. Emma inizia a mangiare i calamari. La statuetta vuole dire molto per noi, è un simbolo dei tempi passati. Mi piace parlare con te. Sei una persona interessante e apprezzo il fatto che non ti lasci impressionare dalle cose strane che ti sono accadute in questa città. Non so se sia vero, ma grazie. Devo ammettere che sono un po' confuso da tutto quello che ho visto oggi. Capisco, è normale. Nel nostro tempo siamo abituati soltanto a ciò che è strettamente pratico e reale, per cui una statuetta con dei poteri straordinari ci sembra una follia. Di che poteri parli? Emma scoppia in una fragorosa risata. Volevo soltanto spaventarti, ma non ci sono riuscita. Domani che programmi hai? In mattinata farò delle immersioni lungo la costa, come mi hai suggerito, poi si vede. Se vai alle isole, fai attenzione a non entrare nelle grotte. Alcune sono un po' pericolose, perché sono dei cunicoli. Può essere difficile uscirne, mi piacerebbe accompagnarti, ma purtroppo ho preso un impegno. Non preoccuparti, me la caverò. Ora, scusami, ma devo andare. Devo organizzare alcune escursioni della prossima settimana. Ciao Emma, a presto. Grazie, buona serata Lorenzo. Accidenti, avrei voluto fare qualche altra domanda ad Emma su quello che mi è capitato. Inizierò le mie indagini da sola. Da cosa comincio? Cominciamo dalla statuetta o cominciamo dalla secca di Horn, ragazzi? A voi la scelta. Sta palesemente dicendo una cazzata, dice. Bastano tra limoni, e perché no? Perché che è vietato? Dalla statuetta tutti e due, che è successo? Ancora 20 secondi per votare, ragazzi. 2-0 la statuetta. Chiaretta 3-0, la congiunzione degli astri. Tutti e tre i votanti, tutti la stessa cosa. Incredibile, incredibile. Incredibile, stanno cambiando le cose anche in Luganda. È tutta l'influenza di Lovecraft, ragazzi. Incredibile. Cosimo dice la B, 3-1 per Cosimone. Tempo scaduto per votare, ragazzi. Andiamo dalla statuetta. Devo saperne di più su questa statuetta. Un uomo con parti animalesche. La reazione di Emma è stata istintiva, non è riuscita a controllarsi. Quella statuetta deve significare molto per lei. Sapeva già che la statuetta si trovava in quel punto della secca? E se avesse organizzato l'escursione proprio per recuperarla?
fondo io ero l'unico in grado di scendere così in profondità. Tom, Ellie, la loro insistenza per farmi venire negli Stati Uniti, la disponibilità ad organizzare per me 2 giorni di immersioni. Anzi, a pensarci, fu Ellie che incominciò a parlarmi delle immersioni. Vuoi vedere che è tutto combinato? Attenzione ragazzi, davvero se è così è tosta, eh? Tornato in camera, ti distendi sul letto e chiudi gli occhi, cercando di rilassarti e abbandonarti al sonno. Ma i tuoi pensieri sono troppo tumultuosi per permetterti di addormentarti facilmente. Ti rigiri sul fianco e prendi il libro, ma non riesci a concentrarti sulla trama. Ripensi alla statuetta, alla luce verde e al misterioso respiro in fondo al mare, all'atteggiamento strano di Emma. Cosa nasconde la ragazza? Cosa sa della statuetta? E perché era così determinata ad averla? Mentre ti perdi in questi pensieri, il sonno ti coglie all'improvviso, quasi senza che te ne accorgi. Ha fatto via ancora questo rumore, raga. Sogni di nuotare in un mare cristallino, alla ricerca di qualcosa. La luce verde ti guida. Quando la raggiungi, il tuo viso si trasforma in quello di Emma, con gli occhi trasparenti e la bocca serrata. Ti svegli all'improvviso, con il cuore che ti batte all'impazzata. Guardi l'orologio, 2 di notte. Respiri profondamente, cercando di calmarti. Decidi di alzarti. Guardi fuori dalla finestra, tutto sereno. Nessuno in giro. Decidi allora di uscire. Minchia, ma t'ha detto di notte, no? Fare una passeggiata, anche se è tardissimo. Non vuoi passare un'altra notte da incubi. Di incubi. Esci dall'albergo e ti incammini lungo la strada di Innsmouth. In giro non c'è nessuno. Dopo 10 minuti raggiungi la spiaggia. L'aria fresca della notte ti fa bene e la vista del mare ti riporta alla mente l'immagine della luce verde negli abissi. Ti chiedi cosa significhi quella luce e perché ti ha attratto così tanto? E il respiro? L'hai veramente sentito oppure è una tua fantasia? In fondo, a 80 metri di profondità, il cervello può fare brutti scherzi. Mentre cammini sulla sabbia, intravedi un falò. Decidi di avvicinarti. Sono un gruppo di 10 di ragazzi e stanno facendo festa sulla spiaggia. O meglio, ballano scompostamente senza musica, attorno al fuoco. Hanno parecchie bottiglie di birra e fumano, a giudicare dal forte odore acre, canne. Chi sei? Sono un turista europeo, italiano. Non riuscivo a dormire e ho pensato di fare un giro. Mi dispiace se resto un po' qui? No, per niente. Se non ti secca assistere alla nostra danza magica, stiamo rievocando un dio. Tutti scoppiano a ridere. Che senso? Nulla di che, sono antiche storie che si raccontano qui a Innsmouth. Leggende? Credo si riferiscano al periodo in cui arrivavano qui da tutte le parti del mondo, al tempo in cui Innsmouth era un porto commerciale importante. C'era un viavai di marinai, mercanti e schiavi dall'Africa, soprattutto. Ok, sto un po' qui. Spero che il vostro ballo mi faccia venire sonno, così torno a dormire. Tutti ridono. Ragazzi, continui a fare domande su riti strani, opzione 1 o A. Chiedi ad un ragazzo cosa sia il simbolo che ha sul ciondolo al collo. Opzione 2, B. 30 secondi da adesso, let's go. Domande sui riti, Gabri e Chiaretta. Pareggio ragazzi, 1-1, 2-2, attenzione, se c'è un altro voto che voti adesso, oppure vado io a scegliere. Brother, il problema è che mo tutti saranno così compleanni, preparati. E vedi che poi fa, te venga a cercare a casa, occhio.
Allora, il tempo è scaduto, quindi do io la mia votazione e chiedo del simbolo. Sono molto attratto dai simboli, c'è poco da fare. Bello il tuo ciondolo, posso vederlo? Certo, è l'immagine del pesce sacro. Nella mia famiglia ce lo tramandiamo da generazioni. A me lo ha dato mia nonna, raccomandandosi di non toglierlo mai. Pare porti fortuna e possa allungare la vita di chi lo porta sempre con sé. Infatti alcuni si fanno tatuare l'immagine del pesce sacro. Sul retro del medaglione c'è un pezzo della mappa. Mappa. Secondo la leggenda esistono più medaglioni simili. Assieme i medaglioni permettono di scoprire il luogo dove è custodito un tesoro. Sempre che si riesca ad interpretare questi caratteri, che nessuno conosce. Il ragazzo ride. Ok, grazie per le chiacchiere. Adesso vi saluto, vado a dormire, buonanotte. Oddio, che è successo? Sono bra. Ti dirigi verso l'hotel, mentre ti aggiri per le strade di Innsmouth di notte. Sei salvato per fortuna, oppure no? Attenzione. Attratto dall'atmosfera misteriosa e inquietante della città, noti una tenue luce provenire da una piccola cappella nascosta tra gli edifici fatiscenti. Ragazzi, a voi la scelta. Decidi di avvicinarti o ignori la luce e vai all'hotel. Who's that Pokémon? Zio Gabri dice uno perché non sta lui col culo lì dentro. Se no, col cavolo. Stessa cosa Jimmy, maledetti. Non ho capito. Ah, non l'ha scritto, sono bravo. Ci ha lasciato in hype. Vediamo anche la chiaretta che ci dice. La situazione sembrava molto il compito, però lui non era. Tranquillo, solo uno o due. Degrado. Basta che rimangono uno o due, va bene. Io tirerei dritto, ma la storia deve andare avanti. Mi avvicino. So che me ne pentirò. Andiamo allora. Avvicinandoti silenziosamente, osservi attraverso una finestra sporca. Ciò che vedi ti lascia senza fiato. All'interno della cappella, un gruppo di figure incappucciate sta circondando un altare illuminato da candele tremolanti. Le figure intonano canti monotoni in una lingua sconosciuta, mentre al centro dell'altare una figura più alta e imponente compie gesti rituali con una misteriosa reliquia marina. Ti chiedi, chi sono queste persone? Cosa stanno facendo? Il cuore batte forte nel petto mentre l'atmosfera intorno alla cappella sembra diventare sempre più opprimente. Ti senti intrappolato tra il terrore e la curiosità. Desideroso di saperne di più, ma allo stesso tempo spaventato dall'idea di essere scoperto. Nella tua mente i pensieri rincorrono l'un l'altro in un turbine di emozioni contrastanti. Questa città nasconde così tanti segreti, rifletti, cercando di capire cosa potrebbe significare questo oscuro rituale. Mentre ti sporgi per guardare meglio, urti dei rifiuti di legname e provochi un rumore. Decidi di scappare, opzione 1, resti a guardare sperando non ti abbia sentito nessuno, opzione 2. Mi recupero il messaggio di sono bravo. Praticamente è questo ragazzo che era uno streamer che seguivo tempo fa e adesso non fa più live, che mi manda un link per il 50 euro gift per stream. Mi sono detto, mi prendo il codice e lo do a Mirko, faccio l'account, accedo al link e mi fottono subito l'account stream. Per prevenzione cambiata subito Madonna, frate. Poi il suo amico mi viene a dire che il suo meno male che ha risolto subito, bro. Meno male. Vabbè, l'importante è che... Ma il game è ripreso da un'opera di Lovecraft che parla di Innsmouth, è una cittadina nei racconti di Lovecraft. Sì, è una storia ispirata al mondo di Lovecraft, ma Innsmouth è proprio una delle cittadine dei suoi racconti. Vabbè, l'importante è che... Se poi non ci perdi nulla, ancora peggio.
Allora, opzione 2 per Gabri, opzione 1 per Jimmy. Altri voti ragazzi, dai, scappiamo o restiamo? Chiaretta dice la 2, sempre perché la storia deve continuare, ci piace. Attratto dalla misteriosa cerimonia in corso all'interno della piccola chiesa, ti avvicini con cautela e ti affacci alla finestra per osservare più da vicino, cercando di cogliere ogni dettaglio della cerimonia. Con gli occhi fissi sull'interno, riesci a scorgere il volto dell'uomo incappucciato che conduce il rituale. Porca troia, una luce fioca illumina appena la sua figura, ma riesce a distinguere i lineamenti raccapriccianti di un uomo pesce, con occhi grandi e squamosi. Cos'è quello che sto vedendo? Quell'uomo sembra quasi non umano. Decidi di scappare immediatamente alla vista di questo orrore. Ti dirigi verso l'hotel e rifletti su cosa è appena successo. Arrivi alla conclusione che si trattasse solo di una maschera e che non esiste creatura simile. Ancora leggermente scosso, torni in albergo. Beh, effettivamente ci può stare una maschera, dai. Cioè, è quello che avrei pensato sinceramente anch'io, regà. Dai. Al mattino vieni svegliato dai riflessi di luce che passano tra le tende della finestra. Guardi l'ora, sono le 9. Ti vesti in fretta e scendi per la colazione. Incontri Emma. Ciao. Buongiorno, Lorenzo. Spero tu abbia dormito bene. Sì, grazie. Stanotte sono crollato, ero stanchissimo. Ci credo. Il fuso orario, l'immersione. Cosa pensi di fare stamattina? Penso che farò un bel bagno. Magari arrivo alle isolette. Com'è il tempo? Non penso che pioverà. È un po' nuvoloso, ma credo che ti piacerà arrivare fino alle Plume. Però non hai l'attrezzatura? Non mi serve. Ieri sono andato parecchio in apnea e ho visto che sono ancora in forma. Temevo peggio. Ero almeno un anno che non mi immergevo. Userò le maschere che ho portato dall'Italia. Non è un granché, ma per oggi andrà benissimo. Bene, ti auguro di passare una bella giornata. Grazie. Sali in camera per prepararti. Indossi il costume, una maglietta e nella borsa metti un asciugamano e della crema solare. Esci dall'albergo salutato con la mano Emma. Oltrepassi il porto e ti fermi sulla spiaggia dove la notte precedente avevi conosciuto i ragazzi attorno al falò. Non c'è nessuno. Ti spogli e resti in costume. Hai solo una maschera. Sei un ottimo nuotatore. Anche senza pinne non hai alcun problema. Le isolette si trovano a circa un miglio dalla costa. Tra loro e la riva, più o meno a metà strada, c'è una scogliera di roccia scura. Il mare è calmo, anche se il cielo è grigio. Ogni tanto dei raggi di sole penetrano tra le nubi e rendono l'acqua scintillante. In quei fugaci momenti senti il sole sulla pelle e provi una bella sensazione di benessere. Entri in acqua, dopo qualche passo ti tuffi e incominci a nuotare. L'acqua è fresca, gradevole. Ogni paio di minuti ti fermi per riposare. Ti guardi attorno. Non è una brutta giornata, non credo che pioverà, pensi. Cheat. E ormai è andato, zio, sono bra. Vabbè, dai, se non hai perso, non c'era niente legato, a posto così, dai. Dopo circa mezz'ora di nuoto, incominci a vedere il fondale roccioso. Ormai sei vicino alle isolette, a circa 200 metri. Ti fermi per riposarti, incominci la respirazione che precede l'immersione. Vai giù, scendi sul fondo a circa 15 metri. Da lì vedi le isole e le rocce tutto attorno. Torni su. Ti prepari per una nuova immersione, più lunga, questa volta vicino alle Plumes. Vuoi vedere le grotte di cui ti ha parlato Emma? Ti prepari per alcuni minuti e ti immergi. Di fronte a te vedi le rocce e le grotte. Il mare è scuro, ma a tratti si illumina quando i raggi del sole oltrepassano le nuvole. Ci sono moltissimi pesci. Ti avvicini fino a toccare le rocce. La superficie è irregolare, ma stranamente liscia. Risali ogni 2 o 3 minuti. Resti per una decina di minuti in superficie e poi ti reimmergi.
Il fondale è a circa 15 metri, per un esperto come te è un gioco da ragazzi. Non sei stanco e ti piace molto esplorare le rocce, circondato da una moltitudine di pesci. Ad un certo punto ti imbatti in una parete rocciosa quasi verticale. Da subito ti accorgi che è diversa dalle altre, perché il colore della roccia è più scuro. Guardi meglio. È una parete istoriata. Vedi molte linee geometriche e dei caratteri strani. Si distinguono dei disegni. Non riesci a capire cosa rappresentano, ma devi risalire. Effettui la respirazione e torni giù. All'improvviso penetra molta luce. I raggi del sole stanno filtrando attraverso l'acqua. Per un attimo vedi tutta la parete con chiarezza. Sono circa 30 metri di lunghezza per 2 di altezza di roccia, completamente istoriata. I raggi del sole vanno e vengono a seconda di quanto sono oscurati dalle nuvole. Sul fondo del mare l'effetto è come se la parete con le iscrizioni lampeggi, si illumina e si oscura ogni pochi secondi. Per pochi attimi riesci a vedere bene. Simboli indecifrabili, pesci stilizzati ripetuti in molti punti e creature mostruose. Non riesci a distinguere bene. Sono per metà pesci e per metà esseri umani, a volte alati, e facce mostruose di serpenti, rane e pesci. Peccato non avere pinne e bombole. Avresti voluto guardare le iscrizioni con più attenzione. Devi tornare in superficie. Sei in apnea da alcuni minuti. In pochi secondi riprendi aria. Il tempo sta peggiorando. Ti sembra che sta per arrivare un temporale. Ricordi le parole di Emma sugli improvvisi cambiamenti meteorologici. Ragazzi, decidi di tornare a riva e rifletti sulle figure scolpite. Opzione A, decidi di immergerti ancora una volta prima di tornare a riva. Due opzioni 1. Vediamo se arrivano altre risposte, soprattutto dalla Chiaretta e da Cosimo. Opzione 1 anche per Chiaretta, e allora andiamo diretti, ragazzi, tanto. E Cosimone B. Comunque, parlando di PC, allora opzione 1, ragazzi, quindi torniamo. Sono gli stessi disegni e caratteri dipinti sulle facciate di molte case in città. Uomini mezzo pesce, il pesce sacro, come lo ha chiamato il ragazzo di stanotte. E le sequenze di caratteri indecifrabili. Mi domando cosa c'entrano con i simboli Maya e indiani. Forse non c'è nessuna relazione, o forse sì. Ti aspetta una nuotata di quasi un miglio e incominci a sentire la stanchezza. Le forti correnti ti portano al largo, devi fare doppia fatica per nuotare in direzione della riva. Il mare si sta increspando, ogni tanto si crea un'onda più alta delle altre. Tu fai fatica, ma sei un ottimo nuotatore. Ad un certo punto ti giri e vedi un'onda abbastanza alta che arriva verso di te. Ti fermi ad attendere che passi, ma a 10 metri da te l'onda perde potenza. Ti passa sopra senza violenza. Riesci a raccogliere le forze e a tornare a riva. Mio padre a Natale me lo vuole prendere il computer, però io non so se lo voglio prendere. E quello lo devi decidere te, bro. Tu sai. Ce l'abbiamo fatta, regà. Lo sai che pensavo succedesse qualcosa? E invece, in qualche modo, ce la siamo cavata. GG. Sulla spiaggia ritrovi la tua borsa. Ti togli la maschera, prendi l'asciugamani e ti asciughi. Il cielo è tornato nuvoloso con sprazzi di sole. Torna nuvoloso. Per me, se restavamo in mare, succedeva qualcosa, regà. Per me abbiamo fatto bene a andarcene via prima. Non lo so, sto sta sensazione. Ditemi anche la vostra in merito. Ma non sembra che pioverà. Sei contento delle immersioni che hai fatto. Ogni tanto senti i raggi del sole sulla pelle. È una sensazione molto piacevole. Chiudi gli occhi e guardi in alto verso il sole. Ciao Lorenzo. Ti volti e vedi Emma. Ti stavo cercando da un po'. Sei stato in acqua parecchio. Quasi 3 ore. Sono andato alle isolette e ho fatto molte immersioni lì. Sono contento di esserci andato. Ho trovato delle iscrizioni sulle rocce. Ah, sì? Le plume sono piene di pietre istoriate, fatte più di 100 anni fa. Ancora si vedono? Pensavo che l'acqua e le alghe le avessero cancellate. No, si distinguono chiaramente. Chi le ha fatte? Non so.
Ho sentito dire più volte che sono opera di schiavi venuti dall'Africa con le navi, che restavano a Ismouth per un po' prima di essere venduti ai proprietari terrieri per lavorare la terra. Ismouth, molto tempo fa, era un porto importante. Interessante. Sarebbero quindi opera di una cultura diversa? Penso di sì. Adesso devo lasciarti. Ho del lavoro da fare. Scusa, ma questa mi stava a cercare per dimmi che cosa, perdonatemi. Mi sta a controllare fondamentalmente. Mi cerca, mi trova al ristorante, mi cerca, mangia e se ne va. Qua mi ferma, mi cerca e se ne va. Ma che vuole? Ho due, oh. Al controllore già, Emo. Ci vediamo. Buona giornata, Emma. Resti ancora un po' per asciugarti bene. Ti metti la maglietta e decidi di tornare verso il porto. Mentre cammini, rifletti su Emma. Che strano tipo. È molto simpatica e gentile, ma quando le fai qualche domanda sulle cose strane che accadono qui, è sempre evasiva. Dormi, Cosimone, dormi, tranquillo. Rilassati, dormi, goditi la musica. Ho la sensazione che sa molto di più di quanto dica. E sento che mi sta controllando. Ci è arrivato allora, ma meno male, è ancora lucido, raga. Le 3 ore in acqua ti hanno fatto venire fame. Decidi di prendere un caffè e un sandwich in un bar vicino al porto, che ha già intravisato passando al mattino. È piccolo all'interno, ma ha alcuni tavoli nella veranda esterna, con vista mare. Entri e vieni accolto da un signore sorridente, paffuto e con barba di circa 60 anni. Benvenuto, entra e accomodati, arrivo subito. Ti siedi. Grazie. Allora, Taylor in chat, ragazzi. Cosa prendi? Il fine settimana serviamo il brunch. Cosa c'è nel vostro brunch? Uova, bacon, caffè, succo di arancia e formaggio fresco. Ma se hai qualche altra preferenza particolare, siamo lieti di farti contento. Mi sembra perfetto, sai, così com'è. Magari vorrei anche una banana, se possibile. Il nostro Lorenzone con le banane. Palese. Maledetto. Anche due, così una la mangio. Tra ieri e oggi mi sono stancato molto con le immersioni e ho bisogno di vitamine. Sì, non so io che vitamine cerchi. Certo, ti porto una banana e se vuoi abbiamo anche mele e arance. Benissimo. Senti uno strano senso di appagamento e ti rendi conto che questo viaggio ti sta facendo molto bene. Ti sembra ironico, ma seppure dopo questa esperienza sei contento di trovarti a Ismouth. Un insignificante porto sull'oceano, alquanto squallido e abbandonato, eppure mi sembra un posto familiare. Il barista ti porta il brunch. Prego, spero che ti piaccia. Stai tranquillo, ma ce l'ho tutto, ho molta fame. Posso farti una domanda? Certamente. Questo posto, Ismouth. Ho capito già. Sei incuriosito dalle stranezze di questo brutto borgo di mare. Esatto. Vengo dall'Italia e attorno a Boston mi aspettavo di trovare città più moderne. Dunque, oggi Ismouth è stato inglobato da Ipswich, ma tempo fa erano due cittadine separate. Ipswich era meno importante, dal momento che fino a circa il 1950 Ismouth era uno dei porti commerciali della costa est USA. Grazie ad alcune famiglie della zona, i Marsh, gli Elliott, i Gilman, gli Horn, Ismouth diventò un porto fiorente attorno al 1850. Qui arrivava ogni tipo di mercanzia, ma anche schiavi africani, oppio, rum e immigranti irregolari. Le famiglie che ti ho citato gestivano i commerci per mare, possedevano navi ed erano imparentate tra loro. Decidevano tutto loro in zona. Pare che siano diventate ricchissime grazie ai commerci. Commerci irregolari? Forse non sempre. Si parla di parecchio contrabbando. Per molto tempo sono giunti ad Ismouth disperati da ogni dove, spesso portandosi dietro le loro usanze e qualche strano rito religioso. Pare che gli ultimi schiavi siano arrivati qui parecchio dopo l'abolizione della schiavitù. Ma è una diceria, nessuno può dirlo con certezza. Di che riti parli? Non ne so molto, ma non è un segreto che Ismouth sia stato sede di alcune sette, che non erano semplicemente riti voodoo degli schiavi. Come dicevo, non ne so un granché, anche se vivo qui da sempre. E poi cos'è successo? Con la fine di questi traffici e con la decadenza della famiglia di Ismouth, il posto è diventato tetro e abbandonato.
con sempre meno abitanti, il che è logico, visto che non c'è più lavoro. Però ho visto che ci sono parecchi giovani in giro. Da una ventina d'anni si sta ripopolando, per lo più perché una casa qui costa meno della metà di una Ipswich. Sta quasi diventando di moda tra giovani alternativi e tra le famiglie di Ipswich, che comprano qui, ma poi ci vengono solo per dormire. Eppure qualche artista si è trasferito da queste parti. Ho capito. Ti ringrazio per la spiegazione. Conosci la scuola sub? Certo. Sono i discendenti degli Elliot. Le due ragazze sono molto brave e stanno rilanciando gli affari di famiglia. Una ha convertito la compagnia di navigazione in una scuola sub. L'altra si occupa dell'albergo, la Gilman House, che ora si chiama diversamente. Non ricordo il nome nuovo, perché tutti continuano ad usare quello vecchio. Elliot's Inn, dormo lì. Ah sì, l'Elliot's Inn. Anche se le ragazze hanno altri cognomi, perché sono le madri a far parte degli Elliot, il vecchio Elliot ebbe 4 figlie femmine. Il porto funziona ancora? Ho visto qualche nave commerciale attraccata. Certo che funziona. È più attivo di quanto non sembri, soprattutto da quando ci sono i ragazzi della SNA. E chi sono? Sono dei ragazzi venuti da fuori, che hanno incominciato a fare lavori umili qui al porto. Poi si sono organizzati, hanno creato il loro gruppo e adesso gestiscono tutto loro. Ad alcuni non piacciono perché sono un po' prepotenti. Ovvero? Beh, diciamo che hanno un po' forzato la mano a qualche vecchio della zona per farsi cedere l'attività. Niente di violento, però. Chi non li ama dice che sono una gang. Forse perché un paio di loro sono stati bikers. Per me sono solo dei buoni clienti. Fai domande sugli schiavi. Opzione A, chiedi sul gruppo degli SNA. Opzione B, ragazzi. E là, 3 opzioni 2? Attenzione. Tra l'altro scritte tutte e tre in modo diverso. SNA 2 e B. Allora vado con l'SNA. Non attendo Chiaretta solo perché abbiamo già raggiunto la maggioranza, eh? Vado, Chiaretta. Non ho ben capito se questi SNA sono dei criminali. Non direi. Sono un po' teppisti e un po' avventurieri. Secondo le voci ci sarebbero loro dietro i carichi notturni, quelli irregolari. Molti di loro fanno parte anche di un gruppo di motociclisti. Si vedono spesso sfrecciare per Ismot, in gruppo. Parecchi di loro sono nativi, venuti sulla costa in cerca di fortuna. Penso di averli incontrati ieri al mio arrivo. Mi hanno squadrato da capo a piedi, ma non sono stati aggressivi. Sembravano però dei tipi poco raccomandabili. Diciamo di sì, che sono poco raccomandabili. L'ha un po' schivata questa, Paghi il conto. Capisco. Ti ringrazio di tutto, dell'ottimo brunch e delle chiacchiere. Grazie a te. Ti alzi ed esci dal bar. Finito il pranzo, esci dal bar e guardi il porto. È tranquillo. Senti il rumore dei tanti gabbiani che volano intorno, posandoti qua e là in cerca di cibo. Ehi, straniero, senti dire. Ti volti e vedi un signore anziano di età tra i 70 e i 75 anni. È vestito con un pantalone da lavoro e una vecchia camicia. Hai un'espressione arcigna. Buongiorno. Buongiorno a te. Sono Jim Zadok. Tu chi sei? Mi chiamo Lorenzo Righi e sono un turista italiano. Qui per un paio di giorni. Turista? Se ne vedono pochi da queste parti. Cosa sei venuto a fare qui? 2 giorni di immersioni. Ah, ho capito. Sei andato in mare con Emma? Sì, la conosci? Sì, la vedo in giro. Conosco bene la sua famiglia, gli Elliot. Da giovane ho anche lavorato con loro nella fabbrica di pesce di scatola. Che ha detto all'inizio? Non me lo ricordo, Gabri. Partito da Roma, ma probabile che sia Firenze. Anche perché, insomma, il volo internazionale... Oddio, però se era di Firenze magari sarebbe partito su Milano, Bologna. Adesso che fai?
Vivo con la mia pensione e passo le mie giornate al porto. Se vedo qualcuno nuovo, ci parlo. Come ho fatto con te? Jim, hai sempre vissuto qui a Eastmouth? Ci sono nato. Gli Zadok furono una delle famiglie più in vista da queste parti, anche se di soldi ne abbiamo sempre fatti pochi. I miei avi erano dei marinai senza paura e andavano spesso per mare in situazioni rischiosissime. Che tipo di rischi? 3 o 4 volte all'anno partivano con una nave per traffici particolari, in qualche sperduto posto dell'Oceano Atlantico o Pacifico. Tornavano quasi tutti, perché moriva sempre qualcuno dell'equipaggio. Erano tempi in cui ancora esisteva la pirateria. Mio nonno mi raccontava anche di storie incredibili avvenute qui a Eastmouth, di riti pagani, di festini, di ipnosi di gruppo. Quando arrivava una nave piena di disperati, provenienti da qualche isola dei Caraibi o addirittura dall'Africa, li nascondevano perché non erano registrati. A volte, quando la polizia faceva delle ratate, gli irregolari si rifugiavano dove potevano, anche in acqua, vicino alle Plum Island. Adesso si spiegano un po' di cose. Una volta dovettero restare lì per 2 giorni, sempre in acqua, con pochissimo cibo e acqua. Poi tutto è finito, Eastmouth è tornato ad essere un posto dimenticato da Dio e dagli uomini. Ma io sento che c'è ancora un che di malvagio in giro per la città e anche in mare. Qui non si può girare liberamente, ovunque. Non vogliono che si vada in alcuni luoghi proibiti. Si dice che ci sono molte cose nascoste, anche di grandissimo valore. Alcuni cercano i tesori accumulati dagli avventurosi marinai. Vuoi far parlare questo vecchio bislacco? Non sai se sta dicendo cose vere oppure fantasia. Cosa intendi? Chi non vuole che si giri liberamente? Quali sono i posti proibiti? Non ne posso parlare. Adesso devo andare. Noti che stanno arrivando un paio di ragazzi. 2 lavoratori del porto. Hanno una camicia blu con una scritta in giallo, SNA. Jim Zadok si affrettò verso una delle tante strade che a pettine conducevano dal porto verso l'interno di Eastmouth. Sembrava quasi che fosse stato spaventato dall'arrivo dei 2 ragazzi. Continuiamo a girovagare o ti dirigi verso l'albergo, ragazzi? Gabri, girovagare. Cosimo, albergo. E vai girovagando per il mondo. L'atmosfera lancerò. Mi va bene entrambe, ma meglio girovagare. Vediamo che cosa dice la chiaretta. Sì, che si è bloccata, la musica faceva coccolare oggi. sarà stanca. Andiamo, continuiamo a girovagare. Mentre esplori la città, ti imbatti in un museo. Decidi di entrare. Attraversi la porta del museo di Eastmouth e sei accolto dall'odore di polvere e antichità. Il custode anziano ti sorride con una sfumatura di malizia nei suoi occhi scrutatori. Benvenuto, viandante, nelle profondità nascoste di Eastmouth. Qui la storia si intreccia con il mistero e la leggenda. Ringrazi e dichiari di essere lì per esplorare la ricca storia di questa città misteriosa. Grazie, sono qui per immergermi nella storia di questa città. Ti avventuri tra le vetrine piene di reperti e manufatti antichi, cercando indizi sulle leggende che circondano Eastmouth. Mentre osservi attentamente, avverti un brivido lungo la schiena, come se qualcosa ti stesse osservando da qualche parte nell'ombra. Sembrano essere molti segreti celati qui. Ti soffermi davanti a una vetrina che mostra vecchie pergamene ingiallite e strane reliquie marine. La sensazione di essere osservato si intensifica e scuoti la testa per scacciare il senso di oppressione. Questo museo è davvero inquietante. Sembra quasi che i reperti stanno per prendere vita da un momento all'altro. Ti allontani dalla vetrina e ti avvicini a una serie di vecchie fotografie appese al muro.
raffiguranti figure spettrali e paesaggi notturni di Ismaut. La sua mente comincia a vagare, immaginando le storie dietro ogni immagine. Vedo che la tua curiosità è insaziabile. Fatti guidare dal tuo istinto mentre esplori le profondità del nostro museo. Porca miseria, è strano questo, eh? No, qui mi sono raffreddato proprio mo. Porco due. Cioè, incredibile. Allora, ragazzi, opzioni, quattro opzioni stavolta. Opzione A, decidi di guardare un'antica mappa marina. Opzione B, decidi di guardare alcune fotografie di alcune rovine sommerse. Opzione C, decidi di guardare una tavoletta di pietra incisa. Opzione D, decidi di guardare delle reliquie in un antico culto. 1, 2, 3, 4, A è l'alternativa. Jimmy e Gabriel allo stesso voto? Ah no, no. Fotografie dice Jimmy e culto dice Gabri e tavoletta dice Cosimo. Me lo fate apposta, vero? Dite la verità. Vero che me lo fate apposta? Maledetti. Vabbè. Facciamo che me le avete escluse. Quindi andiamo a scegliere la mappa marina. Si tratta di una mappa marina del XVII secolo che mostra dettagliate rotte di navigazione, insenature nascoste e territori sconosciuti. I margini della mappa... Cimecio in chat, ragazzi. I margini della mappa sono adornati da simboli misteriosi e antiche rune, suggerendo che la navigazione in quei mari era piena di pericoli e segreti nascosti. Gli oggetti che vedi non raccontano che una parte della storia. C'è molto di più nascosto tra le pieghe del passato. Tra le pieghe del passato di Ismaut. Ti rendi conto che ci sono risposte nascoste dietro quegli oggetti? Ma non sei sicuro di essere pronto a scoprire la verità. Prenditi il tuo tempo, viandante. La verità può rivelarsi solo a coloro che sono pronti ad affrontare le profondità del museo, del mistero. Continua a insistere questo, eh? A me mi racconta proprio giusto. A parte già come si è vestito, direi che cioè, è preoccupante. Però, con un brivido di eccitazione e timore che ti corre lungo la schiena, ti rendi conto che ormai sono quasi 2 ore che ti trovi nel museo. È arrivato il momento di fare il ritorno alla tua camera di hotel. Decidi di tornare all'albergo. Oramai conosci la strada. Risalendo per le strette strade di Ismaut, fai caso alle abitazioni. Sono tutte villette simili, ma alcune hanno un patio all'entrata, quasi sempre istoriato. Ripensando alla parete istoriata sommersa, ma come hanno fatto a scolpirla oltre 100 anni fa? Circa 5 metri di profondità. E mentre rifletti osservi un dipinto di uomo mezzo pesce, hai la sensazione che la coda della creatura si muova. Ti avvicini per guardarla meglio. È solo una tua impressione. Ti dirigi verso l'albergo. Ragazzi, A o B? Osservi dipinti di divinità Maya, opzione A. Osservi simboli di nativi americani, opzione B. Andiamo a Boston! Corri, manca una notte, sbrigati. Devi fare l'ago della bilancia, zio Jimmy, dai. Ti tocca. Ti tocca perché ci abbiamo un 50 e 50 attivo, vai. Maya, dai, opzione 1. Quello è il dio serpente, uno dei più importanti nella religione delle comunità del periodo Maya, in Messico. Questa è la terza o quarta casa sulla cui facciata lo hanno dipinto. Chissà perché. Cosa c'entra un villaggio di mare vicino a Boston con i Maya? Boh, sempre più un casino. Ciao Emma. Oh, riesco più a parlare.
Buongiorno Lorenzo, com'è andata la giornata? Sarà buonasera ormai. Molto bene, ho nuotato fino alle Plums Island e ho fatto molte immersioni tra le rocce. Poi sono stato un po' in spiaggia, dove ho visto tua cugina. Ho pranzato al bar del porto e poi ho fatto 4 chiacchiere con un certo Jim Zadok. Ah, il vecchio Jim. Lui è un tipo bislacco. Nessuno ha capito se è fuori di senno o semplicemente stravagante. Cosa ti ha detto? Che Ismoth è la patria di 1007 sataniche? Lo va dicendo da sempre. Più o meno. Tutto inventato? Ma ti dice ridendo. Non mi intendo di queste cose, ma direi che Ismoth è un posto troppo noioso per essere la patria del diavolo. Qui non succede mai nulla. Ho saputo che la vostra famiglia, gli Elliot, sono una istituzione da queste parti. Questo è vero. Gli Elliot sono la famiglia di mia madre e delle sue sorelle. Erano importanti quando il porto era fiorente e qui c'era molto commercio. Oggi non più. Oh sì, si stanno nascondendo qualcosa. Ok, Emma. Vado in camera a lavorare un po'. Domani mattina devo partire e voglio prepararmi per bene. Mi sembra giusto. Ci vediamo dopo. Cheat. Prendi la chiave e sali nella tua camera. Ma voi pensate... Fermiamoci un attimo. Ma voi pensate davvero che ci faranno andare via, mo? Teorie. Perché non abbiamo ancora dato teorie. Voglio le teorie su quello che succede. Aspetta, fammi sentire Cosimo e Jimmy che ne pensano. Una qualche setta di rapisce perché ieri sera ti hanno visto nella chiesa. E addirittura? Secondo me no, perché l'attaccamento della Emma Mora da indicare quanto questo posto voglia tenerci legato alle sue... Ah. Ci sta, mi piace. Cosimo si esprime oppure no? Boh, non lo so. Vabbè, ci sta Cosimo, tanto hai sentito solo questa, purtroppo ieri... Non c'eri. Ti corichi sul letto. Hai proprio voglia di rilassarti un po'. Sono le 5. Tra un paio d'ora andrai a cena. Chiudi gli occhi. Ah, è pomeriggio, nega. Poi hai citato pure l'invito di Tom J. Angeli e di Ellie, esatto. Particolare tutto particolare. Per me la sua teoria ci stava pure. Vai tranquilla, Chiaretta, vai tranquilla. Non è successo nulla di che. Continua a vedere, siamo andati nel museo della città. Continua a vedere cose strane, nel senso tanti simboli. Adesso anche un riferimento ai Maya riconosciuto. E boh, se adesso siamo tornati in camera, sono le 5 di pomeriggio, ci stiamo riposando un po', due orette prima di andare a cena. Mi sono raffreddato. Adesso, non ero raffreddato. Adesso mi sto raffreddando. Che cazzo? Ho lasciato la finestra aperta, forse è stato quello. Ti corichi sul letto. Hai proprio voglia di rilassarti un po'. Sono le 5. Tra un paio d'ore andrai a cena. Chiudi gli occhi. Sei stanco. Ti assopisci, ma non dormi. È come un sogno ad occhi aperti. I tuoi strati profondi di memoria si stanno liberando, risvegliando il tuo subconscio. Strana sensazione. Come se qualcosa di vecchio e sepolto stesse ritornando a galla. Ciò che sta avvenendo qui è collegato a qualcosa del mio passato, che devo ricordare. Ero bambino, 5 o 6 anni. Vivevo in una bella casa col giardino. C'era sempre tanto sole. Papà mi portava al mare. Voleva farmi giocare sulla spiaggia, ma io stavo sempre in acqua. Mi piaceva da morire riempire i polmoni d'aria e nuotare sott'acqua, per più tempo che potevo. La sera, dopo cena, papà lavorava e io restavo a giocare in salotto. Ascoltavo il nonno chiacchierare con i vecchi zii. Parlavamo sempre della nonna, Helen, che era venuta dall'America per stabilirsi in Liguria. Moglie straniera, parlavamo della sua bellezza e del suo legame con il mare. Immergeva in profondità per ore, quasi come fosse un pesce. Tanto tempo prima aveva fatto innamorare mio nonno,
in un battibaleno. Sembrava che le piacesse vivere in Italia, ma ad un certo punto iniziò a intristirsi. Non era più felice. Aveva anche problemi di salute. Diceva che aveva bisogno di tornare per un periodo a casa. Poi sparì nel nulla, assieme a mamma. Non la videro più. Senti un odore profondissimo, di cui non avevi più memoria. Sei sopraffatto dalle tue emozioni e dai ricordi che stanno affluendo alla tua mente. Istintivamente, senza che tu voglia. Sei esausto per la giornata di immersioni sotto una luce del sole e per la fatica del giorno precedente. Non hai voglia di pensare, di razionalizzare gli eventi accaduti a Eastmont in 2 giorni. Lavori per un'ora alla tua presentazione. Poi rifletti se uscire a mangiare un boccone, ma non hai fame. Hai solo voglia di prendere un po' d'aria. O altro, chi lo sa, zio G. In strada non c'è nessuno. In cielo ci sono grandi nubi, ma non sembra tempo di pioggia. C'è luna piena, per cui il cielo è comunque luminoso. Mentre cammini, vedi un gruppo di ragazzi che porta dei grossi pesi all'interno di una casa. Gradualmente ti avvicini, restando sul lato opposto della strada e passi oltre. Un ragazzo ti fissa per qualche istante e tu fingi disinteresse. Sulla facciata della casa rivedi il serpente sterilizzato che hai già visto più volte su altre case e sulla parete istoriata dalle plumes. Questo serpente paiavo. Tornato in camera dopo cena, crolli sul letto, fai uno strano sogno. Il cielo è scurissimo. Non vedi le stelle. Dopo un temporale durato giorni, la tua barca, un bialbero di circa 30 metri, è in balia del mare grosso. Le onde alte 10 metri sono state sostituite da ondate apparentemente governabili, ma sferzate da venti e correnti violentissime. La Sumatra Queen, così si chiama la tua barca, sembra un animale ferito. Il mare ribolle di rabbia e diventa più chiaro, di un verde brillante mai visto, illuminato dalla luna piena, quando non è oscurata dalle nuvole. In lontananza intravedi una specie di pinnacolo che emerge dall'acqua di almeno 30 metri. Sembra un obelisco antico a base quadrata. Quando la Sumatra Queen lo raggiunge è mattina, la tempesta è passata e il mare è calmo. La barca si avvicina all'obelisco e tu e altri due vi lanciate in acqua per raggiungerlo. L'acqua attorno all'obelisco segue i correnti fortissimi, come un vortice che ti impedisce di raggiungerlo. Sembra viva, come tentacoli di una gigantesca piovra. Riuscito a nuotare verso l'obelisco, l'acqua lascia all'improvviso un varco per farvi passare. La base dell'obelisco è una piattaforma di 20 o 30 metri e c'è una scala che dal mare, girando attorno alla piattaforma, conduce alla base dell'obelisco. In origine l'intera scultura doveva essere un'isoletta naturale, uno scoglio in mezzo all'oceano. Qualcuno ha scolpito la piattaforma e l'obelisco e tutti i disegni che lo adornavano. Alla base dell'obelisco c'è una porta in pietra, scolpita, larga circa 2 e alta almeno 3 metri. Non ne sapete nulla, ma avete la sensazione o la certezza di trovarvi di fronte a qualcosa di terribile. Nonostante la paura, cercate di aprirla. Del sogno ricordi solo alcuni dettagli. Sei certo che non sia una storia nuova. L'hai già sentita raccontata da qualcuno. Non hai molto tempo per riflettere ora. Devi sbrigarti. Il sogno dell'obelisco in mezzo all'oceano. Mi sono svegliato quando i marinai cercano di aprire la porta nella roccia. In realtà i tre trovarono delle pietre preziose ed incontreranno degli indigeni. Ma come faccio a sapere il continuo della storia se mi sono svegliato? Dopo pochi minuti scendi per fare colazione. Ah, ha dormito, regà. Cazzo, ha dormito tutto da dove vanno a mangiare? Ah no, si è addormentato proprio. Ha preso un po' d'aria e si è rimesso giù. Emma è giù, sorridente come sempre. Ti accompagna nella sala delle colazioni. Fai una colazione all'americana con uova, prosciutto e 2 tazze di caffè. Alla fine, dopo una buona mezz'ora, finisci la colazione con una mela. Paghi il conto, sali a prendere la borsa e la metti in macchina. Emma esce in strada per salutarti. Spero che tu sia stato bene. Ci ha fatto molto piacere conoscerti. Speriamo di rivederti. Grazie Emma, sei molto gentile. A parte l'inizio tumultuoso, Eastmont ce la siamo lasciata alle spalle, ma ci credete? Sogno sondesto?
Sali in macchina e parti. Hai impostato il navigatore per andare a Boston, all'indirizzo dell'hotel prenotato per te da Ellie. Ma, guidando, guarda anche i cartelli stradali per capire dove ti trovi. Quel posto, Eastmont, ti sembra adesso familiare. Lo conosci bene, come se ci fossi già stato in passato, e anche più volte. Uscendo dalla città, guardi con attenzione le case. Brutte, grigie, decadenti, ma con un che di affascinante. Vedi stabilimenti industriali che non avevi mai notato. Sembrano abbandonati. Raga, mi date un secondo, vado un attimino al bagno. Al volo. Who's that Pokemon? Vabbè, per il chat, ragazzi. Sembrano abbandonati. Finalmente trovi le indicazioni per la strada che lungo la costa ti porterà a Boston. Il navigatore conferma la direzione. La guida dura 2 ore, a 60 miglia di velocità. La strada è più stretta di quelle italiane e soprattutto meno dritta, piena di curve. Ti sembra diversa da quella dell'andata. Quando arrivi a Boston, il navigatore ti indirizza verso una vera e propria autostrada cittadina, fatta di lunghe sopraelevate. In una ventina di minuti trovi l'uscita che cerchi. È una bella giornata, soleggiata e ventosa. Sei contento. Oh, siamo usciti, regà? Non ci posso credere. Siamo a Boston? Non l'avrei mai detto. L'albergo, dotato di parcheggio interno, è un palazzetto a 5 piani a mattoncini rossi scuro, probabilmente costruito attorno al 1930. Alla reception c'è un ragazzo molto gentile che ti accoglie in modo cortese. Professor Righi, buongiorno. Benvenuto, la stavo aspettando. Mi chiamo Liam. Prima volta a Boston? Ecco la chiave del suo appartamento e c'è una lettera da parte della New England Archaeological Society per lei. Grazie Liam. Sì, per me è la prima volta qui a Boston. La camera è al numero 13, al primo piano. Per qualsiasi sua necessità mi contatti. Deve premere lo 0. Grazie ancora. Ti dirigi verso l'ascensore. La tua camera è molto carina, luminosa ed accogliente. Lasci cadere la tua borsa sul letto e apri la lettera. Caro Lorenzo, benvenuto a Boston e grazie per aver accettato il nostro invito. Per noi la tua partecipazione è molto importante. Speriamo, Ellie ed io, che i 2 giorni della tua immersione siano stati di tua soddisfazione e che Eastmont ti sia piaciuta. Ti aspettiamo lunedì mattina alle 8 alla reception per accompagnarti nei nostri uffici che si trovano qui vicino. A domani, Tom J. Angeli. Ricevi una telefonata dall'Italia, è Laura. Ragazzi, come si chiama il receptionist dell'hotel di Boston? Domanda d'esame. Bravo zio Jimmy, Liam, bravo brother. E Jimmy si prende il ticket, manda l'esame.
Risposta d'esame, Liam, ragazzi. No, Laura Cosimone è la fidanzata, è la moglie di Lorenzo, Lorenzo Righi. Pronto, tesoro, che bello sentirti, come stai? Sto bene, ma sarei meglio se fossi tu a ricordarti di me. Hai ragione, sai come sono fatto, però sai anche che mi manchi molto. Anche tu mi manchi. Che programmi hai oggi? Fai un giro per Boston? Sì, ho voglia di fare una lunga passeggiata per la città. Esco tra poco, tu che fai? Passo il fine settimana dai miei. Non mi hai raccontato nulla sui 2 giorni di immersioni. Come sono andate? Bene, strane direi. Strane? Che vuoi dire? La prima sera ho avuto una specie di incubo. Il primo giorno di immersioni sono sceso a oltre 80 metri e ho recuperato un antico reperto. Il giorno dopo mi sono imbattuto in una parete sottomarina istoriata. La cittadina era un po' squallida e molto misteriosa. Laura ride. Ma non dovevano essere 2 giorni di relax? Ecco, brava. Di relax ce n'è stato poco. Mi sa che al ritorno mi dovrai raccontare. Divertiti a Boston. Ti bacio. Divertiti anche tu. Saluta i tuoi genitori per me. Ti bacio. Ti bacio non si può sentire, però... Lo leggiamo come ce l'hanno scritto. Non vedi l'ora di visitare Boston. Pochi minuti dopo lasci l'albergo. Hai voglia di camminare tutto il giorno, di visitare la città in lungo e in largo. Prendi la direzione del vecchio porto, ancora, e che capule dei però, bro. A pranzo mangi qualcosa per strada, visiti un museo nel pomeriggio. Verso le 19 ti viene una fame terribile, vedi una steakhouse e decidi di regalarti una bella cena a base di carne. Entri e vieni accolto da una bella ragazza che ti accompagna al tavolo. Prego. Accomodati. Grazie, mi siedo lì? Indichi un tavolo. Certo, se ti fa piacere. Questo è il menù. Vorrei una costata e un baked potato. Da bere una birra e per dolce un gelato al cioccolato e fragola. La cameriera a tratti mediterranei si chiama Federica, secondo la targhetta appuntata sulla camicetta. Ah, italiana. Sì, sono tutti formali. Federica? Italiana? Sì, di Milano. Che tu sei italiano? Sì, di Roma. Vivi qui? Di Roma, abbiamo scoperto che è di Roma. Confermato, anzi. Per altri 2 anni sto facendo un PA, un, che cos'è? Un PhD in biologia. Il fine settimana lavoro per mantenermi. Tu? Solo qualche giorno a Boston per un congresso. Sono uno storico. Insegno all'università. Federica ride. Un professore. Devo trattarti particolarmente bene, allora. Mangi tutto con appetito, il cibo è ottimo. Ogni tanto Federica passa a sincerarti che tutto vada per il meglio. Una volta terminato, paghi e scambi 2 parole con Federica. Lorenzo Lorego. Il PhD sarebbe un dottorato, ok. Quando sei arrivato? 3 giorni fa ho colto l'occasione per fare un paio di immersioni sulla costa vicino a Ipswich, prima di un congresso che inizia domani. Grazie Cosimone. Righi è un cognome, quindi confermato Roma. 3 giorni fa col torneo vicino a Ipswich, prima di un congresso inizia domani. Ci sono stata. Siamo andati con i colleghi di università per fare alcuni test sulla flora e fauna marina. Abbiamo affittato una barca in un vecchio porto lì vicino. Innsmouth? Mi pare. E cosa avete scoperto di bello? Che il mare è pieno di una strana alga e di un gamberetto che non dovrebbe essere qui per ragioni climatiche. Abitualmente si trovano ai Caraibi o in Australia, dove la temperatura del mare è molto più calda. È un'alga particolare, verde, che riflette la luce e perciò illumina l'acqua del mare. Al laboratorio stanno completando tutte le analisi, tra un po' ne sapremo di più. Interessante. Sarà per il cambiamento climatico? Forse. Ma non siamo riusciti a spiegarci come ci possano essere arrivati. Ce li deve aver portati qualcuno. Non sarebbero sopravvissuti a una migrazione naturale. Ridi. Quel posto ha molti misteri. Forse. Passa una bella serata, professore, e grazie per la mancia. Sorridi. Eh sì. L'ha scritto, bro. L'ha scritto all'inizio, Cosimone, è stato il primo. Torna in albergo per ripassare il tuo intervento. Vai a letto alle 23, dopo una doccia bollente. Camminare tutto il giorno per Boston ti ha stancato. Ti addormenti in pochi minuti. Sogni tutta la notte.
Continui il sogno misterioso dell'altra notte. Questa volta lo vivi dall'esterno. I tre marinai girano intorno alla colonna, piena di iscrizioni di caratteri incomprensibili. Ci sono molti disegni scolpiti nella roccia: sole, pesci, barche, creature mostruose. Obed Marsh, Matt Elliott e Bill Gilman tentano di capire di cosa si tratta. Azza, ragazzi, sono le tre famiglie, Guardate, la porta sembra essere finta. È stata scolpita nella roccia, ma è tutt'uno con essa. In realtà questa scultura è stata ricavata da uno scoglio naturale emerso, alto 20 o 30 metri. Gli indigeni che ci hanno indicato la direzione volevano a tutti i costi che venissimo qui. Dalla Sumatra Queen, accorata a circa 200 metri, i tre vedono altri membri dell'equipaggio che urlano e si sbracciano verso di loro, come per avvisarli di qualcosa, ma non riescono a sentire. Dopo una decina di minuti vedono arrivare verso di loro degli indigeni in una canoa. Sono gli stessi che hanno portato nei giorni scorsi il pesce e la frutta per l'equipaggio della Sumatra Queen. Molto probabilmente vivono nelle tante isolette sparse in quel tratto di mare. Dalla canoa scendono due indigeni, di cui uno è chiaramente il capo, a giudicare dai monili che ha indosso. Parlano una lingua incomprensibile. Ad un certo punto il capo si avvicina alla colonna, tocca molte iscrizioni cantando una specie di nenia rituale. Poi estrae il coltello e incomincia a scalfire attorno ad un punto raffigurante un pesce, circondato da alcuni caratteri. Dopo due o tre giri attorno al punto in cui c'era il pesce, i tre vedono che è un blocco di pietra separato dal resto dell'obelisco. Guardate, sta cercando di liberare quel blocco, forse vuole mostrarci qualcosa. Sembra anche a me. I tre si avvicinano. Dopo un po' l'indigeno smette di scavare e spinge con forza sul lato del blocco, in modo da sollevarne l'altro lato. La pietra si muove, l'altro indigeno aiuta il capo a staccarla dall'obelisco. È una nicchia. Il capo estrae una statuetta, rappresenta una specie di uomo con dei tentacoli sulla testa. Il capo la solleva in cielo e recita una preghiera. L'altro indigeno si inginocchia, poi porge la statuetta ad Obed. Quando la prende tra le mani, Obed sente come una vibrazione. Che strana pietra, verde con delle striature nere e oro. Hai visto niente di simile? Raffigura un uomo con i tentacoli di una piovra, piccole ali e piedi pinnati. Deve essere sacra, a giudicare da come la trattano. Chissà perché le hanno data a noi. Poi l'indigeno estrae dalla nicchia due teste, della grandezza di una mano. Sono grezze, di colore verde. Ma quelli sono due smeraldi di dimensioni colossali. Come fai a dirlo? So riconoscerli, valgono una fortuna, più di quanto possiate immaginare. L'indigeno porge le due teste a Obed. L'altro indigeno estrae dalla nicchia una miriade di sassolini verdi. Guardate, sono altri smeraldi, sono un'enormità. I tre fanno segno alla loro nave di mandarli a prenderle. Dopo alcuni minuti una scialuppa a remi con due marinai lascia la nave per avvicinarsi verso la colonna. Salgono a bordo, Obed Marsh ha la statuetta, che tratta con istintivo rispetto. Matt Elliott ha un sacco pieno di smeraldi piccoli, mentre Bill Gilman tiene in mano i due smeraldi giganteschi. Sembra impazzito. Guarda le due pietre come in preda alla follia. I due indigeni lo guardano con disappunto. Mentre la scialuppa torna verso la nave, un'onda si avvicina a loro. Il mare è increspato e quasi non fanno caso a quella onda, piccola, di un paio di metri circa, che si avvicina alla scialuppa. Sembra innocua. Ma l'onda ha una violenza inaspettata, li sommerge quando è passata. Bill Gilman non c'è più. I due smeraldi giganti sono sul fondo della scialuppa. Per un'ora cercano invano il loro amico, di cui non trovano neanche il corpo. Persa ogni speranza, la Sumatra Queen toglie le ancore per tornare a casa. A bordo ci sono anche una dozzina di indigeni. Il loro capo è con loro. Hanno deciso di accompagnare i simboli del loro dio nella terra sconosciuta dei navigatori bianchi. Durante il viaggio molti bianchi, tra cui Marsh ed Elliot, hanno una forte febbre e dei deliri. A volte sembra che stavano avendo lo stesso incubo, invocano la statuetta tra urla e crisi di vomito. A questo punto ti svegli e pensi. Ti tornano in mente altri ricordi di quando eri bambino. Ricordi di quando avevi 7 o 8 anni e tuo padre ti raccontava la favola dell'obelisco in mezzo all'oceano. Mo' voglio proprio capire com'è possibile. Ma rivedi anche te stesso, molto più piccolo, a 3 anni, con due donne bellissime che ti raccontavano la stessa storia. Tua madre e tua nonna.
Ragazzi, opzione A, ripensi alle parole di tua madre. Opzione B, ripensi al tatuaggio che tua nonna ti mostrava. Pesce sacro? Parole di tua madre. Affiorano mille ricordi, immagini confuse di tanto tempo fa, quando eri piccolissimo e c'era sempre con te la tua bellissima mamma. Ti raccontava spesso la storia della nave che andava lontano e trovava il tesoro nelle terre lontane. Parlava del tesoro e del pesce che sapeva dove era nascosto. Nonostante le notti turbolenta, ti senti riposato. Il ricordo dell'obelisco e della cripta ti rilassano, anche se non sai perché. D'un tratto senti bussare alla porta. Lorenzo, professore, sono le 7:30 e alle 8 ti passano a prendere. Grazie Liam, mi preparo e scendo. Ripensi ai due sogni dei marinai e ti sembrano familiari. Davvero, non ricordo di aver visto un film del genere. E poi non è il mio genere. Ho letto anni fa una relazione di alcuni archeologi sugli obelischi ricavati da scogli in mezzo all'oceano. Pare che fossero i templi di riti religiosi di popoli scomparsi dalla Nuova Caledonia. Dopo tanto tempo vado a sognare questa vicenda. Misteri della mente umana. Dopo pochi minuti scendi per fare colazione, ma non hai fame. Bevi soltanto una tazza di caffè. Non era dunque la nonna materna. Il padre ha raccontato le cose a Lorenzo perché sono state raccontate... Esatto, dovrebbe essere così. Sì. Sono le 8 precise. Sei seduto su una poltrona alla reception. Clefki in chat, ragazzi. Quando una signora sui 40 anni entra nella lobby e si avvicina sorridente a te. Buongiorno Lorenzo, sono Ellie. Piacere di incontrarti finalmente. Tutto bene? Bene, grazie Ellie. Tu? Benissimo. Siamo tutti molto felici di averti con noi per la conferenza. Andiamo, gli altri saranno già in sala riunioni. Ellie, grazie per tutto l'aiuto che mi hai dato per organizzare il viaggio. A Innsmouth ho passato due giorni molto emozionanti. Ellie sorride. Dopo 3 minuti a piedi raggiungete un palazzo simile all'albergo, a mattoncini rossi, ed entrate. Il terzo piano è occupato dalla New England Archaeological Society. Entrate e vi trovate in mezzo a una trentina di persone che prendono un caffè di benvenuto. Molti sembrano americani, ma alcuni sono latinoamericani o asiatici. Un signore alto sui 65 anni, sorridente, ti accoglie affabilmente. Lorenzo, buona giornata a te, sono Tom Angeli. Molto piacere, come stai? Più tardi avremo modo di chiacchierare. Adesso dobbiamo iniziare i lavori. Signori e signore, prego, entriamo nella sala riunioni. Tutti rapidamente lasciano la tazza su un tavolo buffet all'ingresso e seguono Angeli nella grande sala riunioni, dove c'è un tavolo per i relatori e circa 50 sedie per chi ascolta. Benvenuti a tutti voi, cari amici. Sono molto felice di vedervi tutti qui, nei nostri uffici. È tanto che non ci incontriamo. La pandemia ha bloccato le nostre vite e i nostri pensieri per un paio di anni. Adesso è tempo di tornare alla vita di prima. Credo che queste 3 giornate di incontri saranno utilissime per scambiarci le nostre riflessioni sui temi di cui ci siamo occupati per tutta la vita. Come sapete, non ho un approccio accademico, anche se l'università è stata la mia vita. Mi sono sempre piaciuti gli anticonformisti perché colgono aspetti apparentemente secondari, ma spesso essenziali. Ecco l'argomento cardine dei nostri incontri. La riflessione sulle origini del genere umano, sul suo subconscio, sul significato degli antichi miti, sul fondo di verità storica che si nasconde dentro riti e leggende di popoli antichissimi, oramai scomparsi. Molti di voi già si conoscono. Voglio però rivolgere un saluto particolare al professor Lorenzo Righi dell'Università di Roma. Lorenzo insegna storia romana, ma è anche un appassionato del mondo mitologico ed esoterico applicato all'epoca antica. Inoltre è anche un grande sub, un campione di apnea, insomma, come tutti noi, abituato a scendere in profondità. Tutti ridono. Le persone presenti salutano sorridendo Lorenzo, che capisce di essere la guest star degli incontri. Incontri lo sguardo anche del professor Angeli, di cui noti i profondissimi occhi blu. Vi ringrazio tutti. Grazie Tom per il gradito invito. Grazie Lorenzo e ancora benvenuto.
Passo allora la parola al nostro primo relatore, Phil Cosby, professore emerito di paleontologia e antropologia ad Harvard, nonché mio grande amico. Tutti conosciamo Phil. Vieni Phil, tocca a te. Un signore di circa 70 anni, basso e rotondetto, si alza e va a sistemarsi al tavolo per iniziare la sua presentazione. Amici e colleghi, ho dedicato 50 anni allo studio dell'Homo sapiens e dei suoi progenitori. Oggi vi voglio proporre una teoria che non troverete sulle pubblicazioni scientifiche. Sulla Terra gli esseri umani ci sono da parecchi milioni di anni. Siamo abituati a pensare alla nostra evoluzione come ad una sequenza di diversi stadi di un'unica specie umana. Ma le cose non stanno proprio così. Nel DNA di alcune tribù, rimaste isolate in varie parti del mondo, sono state trovate tracce di DNA non umano, nel senso che parte del loro patrimonio genetico è in comune con altri tipi di ominidi, o meglio, di umanoidi, perché non sappiamo esattamente chi fossero. Sulla Terra milioni di anni fa non c'era una sola razza umana, ma molte razze diverse, oggi estinte e mescolate con noi. Sono tutti pazzi questi. Risposta A o risposta B, ragazzi, finiamo l'intervento la prima giornata e poi chiudiamo, Chiedi se questi umanoidi fossero intelligenti. Opzione A, non chiedere nulla. Opzione B. Opzione B anche per Gabri. Visto che siamo in tre, direi che possiamo tranquillamente farci gli affari nostri. E non disturbare un relatore importante di Harvard. Grazie Lorenzo. Gli uomini primitivi erano creature sofisticate. Abbiamo la prova che avevano sviluppato tecniche ultrasensoriali circa 17.000 anni fa. Conoscevano l'ipnosi e entravano in trance. Interpretavano e utilizzavano i sogni per prendere decisioni. Circa 15.000 anni fa, con i primi villaggi e con la nascita dell'agricoltura, fu necessario trasformare questi animali, fino ad allora in grado di sopravvivere anche da soli, in esseri sociali, civili, come diremmo oggi. Gli umani ebbero bisogno di mutare, furono obbligati a far prevalere la razionalità a scapito della componenti primordiali, divenendo in questo incapaci di affrontare da soli la natura. Eppure questa componente ancestrale è ancora presente in tutti noi, nascosta nei meandri della nostra anima. Questo è il mio messaggio. Nel profondo non siamo come appariamo, restiamo dei predatori dotati di istinto animale e di capacità ultrasensoriali. Ma ignoriamo di essere così perché non utilizziamo queste componenti da migliaia di anni. La nostra razionalità fa da scudo alla nostra anima profonda. Tutti applaudirono calorosamente. Alcuni andarono a stringere la mano all'anziano professore. A Lorenzo piacque molto ciò che aveva detto Phil. Caro Phil, ti ringrazio a nome di tutti noi. Come sempre, i tuoi interventi sono illuminanti. Passo adesso la parola a John Armio. John è un Navajo, oltre che un medico, discendente da una famiglia di capi e sciamani. Ha sempre vissuto tra le sue gente vicino al Albuquerque. Benvenuto Simo! Siamo arrivati, manca poco, domani si scende in pista. È un esperto di medicina tradizionale e di storia indiana. John era un uomo altissimo di una cinquantina di anni, con lunghi capelli neri, sembravano timido e impacciato. E cominciò a parlare dei miti e della sua tribù. I fatti storici dicono che circa 13.000 anni fa iniziò la migrazione di popoli asiatici verso il continente americano, attraverso la lingua di terra che congiungeva a quei tempi l'attuale Russia con l'Alaska. I popoli in viaggio non sapevano nulla della nuova terra ricchissima, ma anche estremamente pericolosa. E che cazzo, frate? Le date precise quando? Allora, diciamo che in alcune zone della Spagna la pronuncia proprio come l'hai pronunciato tu, ma se parli di castellano è sbagliata, parlo di... di come si legge, Jimmy? Non la leggo giusta. Navajo? Navaggio? Navago? Come si legge?
Non gliela fa, raga, era normale, non gliela fa, sì. Non gli chiedete troppo. Navajo! 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 È da domenica che ho questo problema, pensavo fosse mal di gola, invece tirava la mandibola e mi sono accorto che era il... Che cazzo... non ho provato 200, bro. Andiamo bene, proprio bene. Speriamo che non lo ridice più. Navajo, Navajo, Navajo. È degrado. I popoli in viaggio non sapevano nulla della nuova terra ricchissima, ma anche estremamente pericolosa. Bastava prendere la strada sbagliata per qualche giorno e migliaia di persone sarebbero morte di fame e di freddo. Non chiedo. No, fra. Che cazzo lo dici su Discord? Non chiedere nulla, chiedi dell'influenza di simboli per i popoli in viaggio. Ok. Penso che Gabri chieda di Calà. Oh, Cimmi chiede dei simboli? Però così, scusa Cimmi, così diamo più importanza a questo che a quell'altro. Perdonatemi, ragazzi, scusate, ma a quell'altro niente, a questo chiediamo? Questa è una risposta da dare, dice. È una domanda da fare questa, dice. Vabbè. Beh, intelligente, scusa, certo. Così vuole, ci ricorda l'ultimo video sul tubo che risale a una settimana fa. Porco e mannaggio me. È possibile che i popoli avessero delle tracce da seguire? Eppure la terra che oggi chiamiamo America non era disabitata. Qualcuno aveva già fatto quel lungo viaggio prima del popolo indiano e aveva disseminato l'enorme territorio di simboli. Gli sciamani ci misero un po' di tempo a capire che i segni servivano ad indicare la strada più sicura a chiunque fosse arrivato dopo. Ogni mattina, gruppi di guerrieri venivano mandati in avanscoperta per trovare i segni disegnati sulle rocce. Non ci fu guerra per il territorio. I vecchi e i nuovi abitanti decisero di convivere e diffondersi in una grande nazione. Gli sciamani e i guerrieri sognarono sogni di pace e non di guerra. Il grande spirito così voleva. John mostra l'aquila, il bisonte, la freccia, il sole, la luna. Questi sono i simboli che il nostro popolo usava ogni giorno per trovare la strada giusta. Sono gli stessi simboli che ho visto sulle case di Eastmont. Dopo aver parlato, John sorrise a chi lo applaudiva, poi alzò lo sguardo e guardò in alto come per ringraziare. Diamo ora la parola a Padre Joe. E oltre ad essere un sacerdote, è un antropologo e si occupa anche di esorcismo. Vero Joe? Tocca a te. Cari amici, grazie per l'invito. Sono molto lieto di essere qui. Tom mi ha chiesto di parlarvi dei riti animisti, che conosco bene perché la mia famiglia, molto cattolica, è originaria del Benin. Fin dalla nascita ho partecipato alle feste delle comunità voodoo, con la gioia di far parte di una comunità di ferventi fedeli, che credono sia in Dio che in molte altre forze della natura. Questi riti sono per lo più pacifici e antichissimi, ma alcuni invece sono violenti, evocano il demonio e degenerano in orge e deliri di gruppo. Ad esempio, attorno al 1850, ad Haiti, migliaia di persone ballarono tutta la notte come degli invasati. Sgozzarono centinaia di uomini, donne e altri animali per strada, lasciandosi andare ad ogni tipo di violenza. La polizia ebbe timore di intervenire in una tale orgia di follia collettiva. Lo fece soltanto la mattina dopo, quando il tumulto aveva già perso di intensità. Al mattino si contarono oltre 500 morti, migliaia di feriti e di arresti. Minchia. No, te immaginano loro? No, non penso, bro.
domanda, anzi, facciamo una domanda, ascoltiamo in silenzio, chiediamo cosa causò questa follia collettiva. A maggioranza vado, ecco Simone. Ascoltiamo in silenzio. Girò la voce che un dio misterioso aveva chiesto una notte di sangue ai fedeli come prova della loro fede. Dovevano lasciarsi andare ad ogni istinto e violenza, senza freni, nel totale delirio. Ad iniziare tutto fu un gruppo di ragazze, ubriache e drogate, che cominciarono ad urlare e a ballare freneticamente, agitando i lunghi capelli, roteando la testa, mentre con grandi coltelli colpivano chiunque venisse loro a tiro. La folla, anziché bloccarle, si fece coinvolgere in questa mortale danza. In poco tempo, oltre 5.000 persone erano nel delirio più totale. Una delle ragazze agitava la statuetta che rappresentava la divinità, una specie di bestia antropomorfa. Per mesi e mesi si parlò di questa notte di follia violenta e orgiastica. Per tutti divenne la notte del diavolo. Appena Padre Joe termina di parlare, guarda intensamente la platea. Mette una mano sul crocifisso che aveva intorno al collo. Dopo, Padre Joe prende la parola Maria Jesus, una messicana di circa 40 anni, molto affidabile e sorridente. Cosimo comunque avrebbe parlato, comunque chiacchiera Cosimo. Il dio della tempesta entra in paradiso, così c'è scritto su un fregio dell'epoca Maya e Tikal in Guatemala. Le iscrizioni parlano della misteriosa sparizione di un popolo. La piramide della luna e del sole sono ancora visibili nei pressi di Città del Messico. C'è Clamperl in Jesus, no? Vabbè, poco ci importa. Furono costruite circa 2000 anni fa. Ah, Maria Jesus. Ok. Nell'epoca, sepolte per molti secoli e riscoperte dagli Aztechi parecchi secoli dopo. È ancora un mistero il perché siano state abbandonate. Chiediti come siano spariti i popoli antichi, rivedi una creatura mostruosa che avevi visto dipinta a Innsmouth. Jesus. Dice Cosimo, la 1 dice Jimmy. Ah, chiediamo? Stavolta si chiede? Come sono spariti i popoli antichi? I canti popolari e le leggende narrate tra le popolazioni indios del Messico dicono che le piramidi erano in origine 4. C'erano anche quella del mare e del cielo, ritenuti gli elementi progenitori del sole e della luna. Ad ogni luna piena le piramidi venivano ricoperte di erbe profumate e poi di arbusti secchi, cui veniva dato fuoco per illuminare la notte durante le uccisioni sacrificali. Mentre i fedeli cantavano e ballavano in lunghe catene umane attorno alle piramidi come lunghi serpenti. Le avrebbero costruite un popolo misteriosamente scomparso che adorava il dio serpente. Per qualche motivo avrebbero sepolto le piramidi e lasciato il loro territorio. Oppure sono stati sterminati e i loro uccisori hanno cancellato ogni segno della loro presenza. Gigi Mike per la catch. A pranzo ti avvicini al buffet e prendi della carne con contorno di cavoli e patate lesse. Mentre mangi si avvicina a Phil. Ragazzi, io direi che ci possiamo fermare. Sono le...